di prendere in considerazione. Questo anche per la Juventus, che ha superato il turno in Coppa delle Coppe, anche lei tornerà a giocare soltanto ai primi di marzo. Aveva ottenuto la qualificazione, ha costruito la qualificazione più che altro all'andata, con quel 2-2, poi con il gol segnato da Ngom proprio all'ultimo minuto, e ieri nella partita di ritorno a Torino, a cui si riferiscono queste nostre immagini, la Juventus, che ha avuto anche un leggero infortunio a Platini, ha un pochino faticato, ha corso un rischio con questa punizione di Susic, che ha bilanciato il palo colpito da Platini, ha avuto anche lei le sue possibilità, insomma la partita di ieri non è stata esaltante, è servita dal punto di vista pratico a superare le difficoltà. Gli avversari che incontriamo non devono mai essere nessuno, qui abbiamo fior di nazionali che hanno dimostrato, come avevo anticipato precedentemente, hanno dimostrato come si gioca il calcio e quanto siano pericolosi, quindi noi abbiamo sofferto perché purtroppo forse non siamo ancora tutti al completo di una condizione accettabile, però direi senza dubbio, avendo fatto due gol a Parigi e dovendo superare anche quel momento di difficoltà dopo aver perso il derby, dopo aver perso domenica, credo che la squadra sommata vada elogiata anche se ha avuto qualche momento di difficoltà. Trapattoni, dato che il valore degli uomini si misura con i fatti e non con le parole, stasera hai ritrovato quello che ti aspettavi, un grande gentile. Sì, direi è doveroso sottolineare appunto come magari anche un turno di riposo a volte possa anche veramente far recuperare energie sul piano sia fisico che anche nervoso. Claudio ha dimostrato che sa giocare al calcio, che sa prendere il pallone e quindi si è preso una grossa rivincita. Sergio Vrio insieme a Cabrini. Ha tirato una punta in più, quindi fuori casa bisogna stare molto attenti, perché se si prende un gol poi siamo fuori. E quindi è una squadra molto attiva, si muovono tutti e devo fare veramente i complimenti. Forse non sapevamo di dover soffrire così tanto, perché abbiamo sofferto. Perché la squadra francese è molto forte o perché voi avete ancora qualcosa che non quadra? Probabilmente noi venivamo anche da due sconfitte in campionato, quindi anche a livello psicologico eravamo abbastanza bloccati e un pochino forse impauriti. Poi in fondo non è che avessimo anche molta birra da spendere più, li abbiamo aspettati e siamo venuti spesso in contropiede. Un paio di contropiedi forse potevano andarci un po' meglio, però tutto sommato mi sembra il risultato sia giusto, perché anche loro hanno avuto un bel paio di occasioni.